Ciao ragazzi, bentrovati in questo video. Ho appena finito di guardare per la seconda volta la conferenza Microsoft in cui è stata annunciata la nuova Xbox One, e l'ho guardata due volte perché l'ho vista la prima volta in diretta, chiaramente, e poi l'ho rivista stasera alle 21 in italiano, con la traduzione in italiano. Così, l'ho rivista sia perché la prima volta sono rimasto un po' insoddisfatto, quindi ho detto, boh, magari guardandola una seconda volta. Magari noto altre cose che mi erano sfuggite o che non avevo ben considerato. E poi ovviamente l'ho rivista perché magari guardando in italiano, sì, insomma, l'inglese lo capisco abbastanza, a grandi linee avevo capito un po' tutto, però magari qualche sfumatura te la perdi in inglese, quindi boh, vediamola anche in italiano. È durata soltanto un'ora, conferenza molto sobria, molto anche stringata nei tempi, perché in genere queste cose durano un po' di più. Però stringata anche perché devo dire, conferenza abbastanza povera di contenuti. Povera di contenuti perché sì, allora, cominciata in bomba, hanno mostrato subito la console, subito questa Xbox One, tra l'altro nome che non era mai circolato, quindi sono riusciti a tenerlo segreto fino all'ultimo. Nome un po' alla cazzo secondo me perché la terza, l'Xbox di terza generazione non ha molto senso che si chiami One, anche se poi hanno fatto capire che il nome One sta per indicare all in one, tutto in uno, perché è uscito questo tizio che non faceva altro che inizialmente non faceva altro che dire tipo abbiamo pensato a rendere il vostro living room, il vostro salone, insomma, il vostro salotto più bello, migliore. Vi giuro, parlavo per 10 minuti in questo modo senza fare cenno alla tecnologia vera e propria. Cazzo è questo? Dipendente della Microsoft o dell'IKEA, cioè non si capiva, parlava tanto di abbellire il soggiorno. Vabbè. Poi hanno cominciato a spiegare un po' le funzioni di questa Xbox, però andiamo con ordine. Hanno subito presentato esteticamente. Esteticamente qui siamo nel campo totalmente delle opinioni, dei gusti. A chi piace e chi non piace, non c'è nulla di oggettivo. A me, vi dico, non piace, perché ha un design molto, molto standard, magari intanto vi metto qualche immagine. Ha un design molto standard, nel senso che è molto squadrata, molto, anche molto voluminosa. Questa cosa è stata sottolineata da pochi. Abbastanza grande, sembra molto grande a vederla. Quadrata, sembra quasi un vecchio videoregistratore, adesso se devo dirla tutta. Con questa schiena, diciamo, stile due facce, da una parte grigietta, dall'altra nera lucida. È sobria, se vogliamo anche un po' elegante, però a me non piace il design troppo squadrato e la dimensione abbastanza esagerata della console. Ripeto, mi ricordo un videoregistratore, avrei avuto qualcosa di più moderno e stravagante, ecco. Però vabbè. Hanno presentato poi anche la barra Kinect, squadrata altrettanto, e brutta altrettanto, secondo me. Anche più brutta di quella vecchia, che non era neanche bruttissima esteticamente, magari troppo grande, questa non mi sembra molto più piccola, è quadrata e brutta. Comunque anche questa, insomma, vedete l'immagine, starete vedendo in questo momento. E poi c'è il controller. Controller che non è alla fine tanto diverso da quello attuale della 360, con qualche modifica, con una croce direzionale fatta come Cristo comanda, finalmente. Ho apprezzato molto i grip sulle levette analogiche, e per il resto sembra abbastanza standard, c'è questo logo Xbox sopra in alto, che penso sia anche il tasto Xbox, credo. Boh, non so se è un tasto o soltanto un logo, penso sia il tasto però. E basta, praticamente questo. E poi hanno iniziato presentando, ma la prima mezz'ora di conferenza molto discutibile a mio modo di vedere, perché hanno parlato soltanto delle funzionalità dell'Xbox dal punto di vista della TV, che si può vedere la TV in streaming, come si passa da un menu all'altro soltanto col comando vocale, che l'Xbox si accende col comando vocale, che l'Xbox ci consiglia i video da guardare, i canali preferiti. Poi la TV streaming è una cosa che devo comprendere, perché ora si presume che se io compro un Xbox One ho una TV su cui giocarci, e quando ho una TV, 99 volte su 100 la TV è collegata al cavo dell'antenna, quindi se io voglio guardare la TV, basta che metto la TV, cioè a che serve la TV in streaming? Boh, questa cosa non è molto chiara. Vabbè, però. E si sono fermati per mezz'ora, ma veramente per mezz'ora, la prima mezz'ora è tutta occupata in questo modo, a parlare di questa funzionalità. Tant'è che un tizio, io seguo lo streaming su Spazio Games in diretta, e un tizio ha commentato brillantemente dicendo che se qualcuno fosse capitato lì per caso e non sapesse di cosa si parlava, avrebbe pensato che fosse la presentazione di un videoregistratore o di un decoder. Effettivamente
La prima mezz'ora solo di quello si è parlato, poi si è cominciato a parlare di videogiochi, però anche lì si è vista poca roba, secondo me. Forza Motorsport 5, di cui si è visto solo il trailer, e io sono rimasto deluso perché, ragazzi, dal trailer che cosa si vede? Da un trailer di gioco di guida solo la grafica puoi vedere, solo il progresso grafico, ma lo sanno anche i bambini che i trailer sono in computer grafica. Infatti, cioè io, se voi andate a vedere, prendete un trailer di Forza Motorsport 4, è uguale. Poi bisogna vedere com'è la grafica in game, nel gioco. Quindi anche lì ci hanno detto che esiste questo Forza Motorsport 5 che uscirà al lancio con la console, ma non si è visto un bel niente. E ovviamente rimandano alle 3 per queste cose, immagino. Hanno annunciato, vabbè, una. Ma cos'è? Una soap opera, una sitcom, vabbè, una serie TV su Halo, vabbè. Che non bastavano i giochi, adesso devono farci subire anche la sitcom. Ma chi se ne frega, tanto la guarderò anche magari per dargli un'occhiata, vedremo. Cos'altro hanno fatto vedere? Hanno lanciato, com'è che si chiama quello? Quantum Break. Un gioco così, non si sa cos'è, dai creatori di Max Payne, se non sbaglio. Un gioco di cui però non si sa niente. Cioè, viene mostrato anche qui un trailer, in parte tra l'altro di immagini reali, tipo con attori veri. E c'è questo trailer che mostra questa nave che si schianta contro un ponte, però non si capisce se è un FPS, un TPS, un'avventura in prima persona, in terza persona, piuttosto che un'avventura, diciamo, grafica, tra virgolette, alla Heavy Rain. Non si capisce bene cosa sia, che tipo di gioco sia, quindi anche qui, un'esclusiva Xbox, però. Hanno detto che usciranno 15 esclusive Xbox soltanto nel primo anno di vita della console, di cui 8 sono nuovi franchise, io qui voglio proprio vedere che tipo di giochi sono. Non vorrei che tra i 15 giochi sono considerati tipo 7-8 giochi indie, perché allora sono capaci tutti. Comunque, poi niente, vabbè, hanno annunciato le nuove serie sportive di Electronic Arts, quindi vari Madden, NBA, FIFA, insomma, cos'altro, non mi ricordo. Comunque, vabbè, i giochi sportivi di Electronic Arts che ha presentato questo nuovo motore, Ignite, che sembra bello, a vedersi è molto bello. Tra l'altro hanno annunciato, per quanto riguarda FIFA, alcuni accordi, credo sulle esclusive temporali dei contenuti aggiuntivi per quanto riguarda i giochi di Electronic Arts, un po' come accade per COD. Anche per COD ci sono questi accordi, sapete che i DLC di COD escono un mese prima su Xbox Live e poi su PSN, quindi penso sia un accordo simile anche per i giochi Electronic Arts, tra cui FIFA. E poi è stato presentato il nuovo COD, forse il momento più interessante della conferenza, perché COD è anche l'unico del quale hanno mostrato minuscoli spezzoni di gameplay. Hanno fatto tutta un'introduzione diciamo, dietro le quinte del gioco, e poi hanno mostrato il trailer, bello e fatto alla fine. Ma dietro le quinte venivano mostrate, oltre alle belle fasi di lavorazione del gioco, anche alcuni piccolissimi spezzoni di gameplay. Sono 4-5 spezzoni che durano non più di 2 secondi l'uno, però se li andate a mettere insieme alla fine esce qualche secondo di gameplay. E sì, non sembra, devo dire che graficamente da quei pochissimi secondi non sembrava un tosto grandissimo progresso rispetto a quello che è ora, però il progresso c'è, poi comunque è un work in progress, quindi ci sarà tempo per migliorare tutto quanto. Però avremo ovviamente sostanzialmente un nuovo motore grafico, mappe dinamiche finalmente. E questo sostanzialmente, poi per il tanto qui sterillo, non so, ancora una presa al cane, boh. Poi per il resto sarà sempre il solito COD, ma per me va bene così. Però ecco, siamo già 9 minuti, insomma, voglio chiudere presto, quindi tirando le fila di questa conferenza, sono rimasto con l'amaro in bocca. È stato un grosso buco nell'acqua, a mio modo di vedere, perché sostanzialmente non si è visto nulla. È stato un antipasto di quello che sarà le 3, come anche giusto che sia, però a questo punto mi domando che senso ha fare una conferenza così vuota di contenuti a 2 settimane dalle 3. A questo punto o la fai fatta bene come ha fatto Sony, o non la fai e dici tutto alle 3 direttamente. Perché andiamo poi a tirare le somme. Cosa abbiamo della console? Cosa ci hanno detto? Niente, perché del. Allora, non si è parlato del tanto chiacchierato Always Online, ovviamente non hanno parlato di questa cosa, quindi non si è parlato neanche di un eventuale blocco dell'usato, non si è parlato di, che so, ad esempio adesso mi viene in mente, no?
nella console della conferenza Sony, hanno fatto delle prebende, il controller, hanno spiegato le funzionalità di tutti i tasti, cosa che non è stata fatta neanche un po' in questa conferenza. Hanno spiegato la funzione share, il fatto del PVR interno, che qui come si dice, nella conferenza Microsoft è stato soltanto accennato, comunque è stato detto che ci sarà anche in questa Xbox. E poi ovviamente una sera approfondivo il discorso sulle specifiche tecniche della console per quanto riguarda PS4. Microsoft anche su questo ha accennato alcune caratteristiche molto velocemente. È stato citato il lettore Blu-ray, tra l'altro, tra parentesi, fail epico da parte di Microsoft, perché sapete che Blu-ray è un formato proprietario di Sony, quindi è, diciamo, tra virgolette, doveva essere un'esclusiva Sony, il che vuol dire che Microsoft ha bussato alla porta di Sony e ha detto: sentite, avete effettivamente fatto un prodotto migliore del nostro HDVD, che è una merda, vi diamo i soldi e usiamo anche noi il vostro prodotto. Quindi è una dichiarazione di fallimento praticamente. E quindi anche Xbox passa a Blu-ray. Per il resto delle specifiche tecniche non si sa nulla, né dell'hard disk né di nient'altro, non sappiamo nulla di questa console. Non sappiamo ovviamente se è retrocompatibile, anche se questo era già trapelato nelle settimane scorse, che a quanto pare sarà, beh, io spero non sia così, che sarà retrocompatibile comprando la nuova Xbox 360, che uscirà al lancio insieme alla Xbox One, insomma una roba vergognosa, una commercialata veramente vergognosa, ma per questo attendiamo conferme ufficiali. E niente, che altro posso dirvi? Le notizie ufficiali purtroppo si fermano qui. Ripeto, è stata una conferenza abbastanza vuota. Tutti si lamentavano della conferenza Sony perché non si era vista il corpo proprio della console, la console fisicamente, però almeno Sony ci aveva spiegato tutte le funzionalità o quasi di quella PS4. Qui avete avuto subito insomma, la scatoletta, la vostra console, però non si sa minimamente che funzioni abbia, non si è visto un gameplay, non si è visto un bel cavolo di niente, soltanto che si accende dicendo Xbox On, che funziona tutta con i comandi vocali, ma questo lo fa anche la 360 se ha il Kinect, quindi innovazione zero vista per ora. Io voglio sottolineare che a me non è che non mi è piaciuta la console, non è piaciuta la conferenza. Io non ho dubbi sulle potenzialità di questa nuova Xbox, non ho assolutamente dubbi. Sono sicuro che sarà all'altezza di PS4, comunque su quegli standard, grosso modo. Però la presentazione, questa prima conferenza Microsoft, è stata abbastanza scadente, a mio avviso, abbastanza vuota. Quindi aspetto con ansia le tre, perché lì ci sarà veramente da. Ci sono, ce ne saranno delle belle da vedere, ed è per questo che dico che la vera Xbox la vedremo alle 3, perché non abbiamo visto nulla. Sostanzialmente questa conferenza è stata la presentazione di COD e la presentazione fisicamente proprio della nuova Xbox, ma non c'è stato detto nulla. Per quanto riguarda così i rumor, o meglio, non è proprio un rumor, vi dico, Zabbi ha messo il pre-order subito dopo finire la conferenza, ha messo il pre-order a 499, non ho visto se erano euro o sterline, aspettate, penso euro. Sì, confermo, 499 euro di pre-order, però non si sa nulla, non si sa né se è un po', non si sa né che versione è, quindi né l'hard disk quanta capacità abbia, né se ha il Kinect o meno, insomma non se ne sa proprio niente, ma giustamente anche su questo non ci sono state conferme ufficiali, quindi non sappiamo nulla. Che dire, ragazzi, dopo questa conferenza non posso che attendere veramente impazientemente le tre, sia per la PS4 che per questa Xbox, che ovviamente non penso proprio che prenderò al lancio, però ovviamente essendo un appassionato di videogiochi non posso non essere interessato a tutto quello che riguarda la nuova generazione. Quindi io chiudo qua questo video, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!